Retroscena di Sanremo. Di me in mutande. Non è che volevo il video di lui in mutande, c'era Stefanone che ha fatto. No, vabbè, magari la Rai vuole vedere in mutande. Ma adesso ti vediamo tutti, amore. Che bello, che bello. Ciao, che mamma. Che bello, ciao, mamma. Vai. 12° cantante in gara, Alfa. Mi han detto tempo al tempo e non avere fretta più. Ricordo che cantavo lì di. L'anno scorso ha perso l'occasione di venire al festival perché aveva la febbre. Quest'anno si è preso la rivincita. È con noi Alfa. Solo che vai, che vai, che vai. Non voglio solo vivere, sia piangere che ridere. Almeno Fanta Sanremo lo voglio vincere. Il cielo sarà al limite. Sto per vivere qualcosa di indimenticabile nella mia vita. Ti posso regalare, l'hai cantata tutta. È qualcosa di molto forte, l'ho sognato per anni e è arrivato. Mi viene da dire solo Non guardare indietro mai e vai. Decima posizione per. Se stai via dalla strada e via dai guai, tu non guardare indietro mai, vai! Vai! Vai, Andrea, perché Andrea, no? Andrea. Senti, mi spieghi la cosina qua, il cuore giallo che te l'ho io... portato anche uno. Oh, grazie. Me, fortuna. Me lo puoi mettere? Non so se ci... non so se... Ah, c'è una spilla. C'è una spilletta. Scusami. Guarda, se lo metti lo accetto... Lo accetti volentieri? Molto volentieri. Guarda, è il mio portafortuna. Ma grazie. È il giallo, sai, il colore grazie. Un po' della positività, dell'essere sì. felici. Grazie, ti ringrazio tantissimo. Grazie veramente. A me. Mi hai... Quindi, lo premi qua, fai wuhu sì. e sei felice. Insomma. Oh, allora guarda. Perfetto. Stefano, ormai sei tarantolato. Cioè, certo. Me la dico una roba, lui parte. Oggi, ragazzi, siete scatenati. Tu l'hai vista Sibi Vartan? Tu non sai neanche chi è. Quanti anni hai? Amore della zia. Sono del 2000. Del 2000? 2000, cifra tonda. L'anima... No, dai. L'anima vola sempre. Del 2000, amore. Agosto 2000. Ah, molto bene. Ma può funzionare tra di noi, eh? Tra me e te, amore? Sì. In che senso? Beh, lo so, ti ho appena regalato un cuore giallo, una roba. Ah, vabbè, ok. Senti, dimmi di ieri sera, dai Andrea. Ho fatto il mio primo palazzetto, c'erano 10.000 persone sold a Milano. Out. Sold out, sold out. È il primo di un sacco di palazzetti, suoniamo a Roma, Torino, Padova, Firenze. E chi c'era di ospiti? C'era Francesco Gabbani che mi ha permesso di aprire, mi ha fatto aprire i suoi palazzetti tempo fa, c'era gli Zero Assoluto che abbiamo fatto per dimenticare, c'era Mr. Rain che è un amico da un sacco di tempo. Senti, ma eri emozionato? Me la stavo facendo sotto. Ah, ecco, punto, ormai, amore. 10.000 persone, però è stato bellissimo. Dai, ho delle immagini. Hai delle immagini? Beh, sì, certo, vediamole, dai. Che bello. Sei così bella, anzi bellissimissima, lascio un punto e una virgola. Quando scrivo di te, ed è così bello, tra noi c'è questa chimica, una reazione insolita, non so bene cos'è, chi ci lega, lega, lega. Ciao Milano, un applauso! Chi ci lega, lega, lega. Vi ringrazio per essere qui, questo penso sia uno dei momenti più belli della mia vita. Sono molto contento di vedere così tante persone. Cercate sempre di essere la versione migliore di voi stessi. Là fuori c'è tanto nero. Non qui, non stasera. Non fatevi inquinare da quello che c'è là fuori. Rimanete sempre con la testa tra le nuvole. Tra noi c'è questa chimica, una reazione insolita. Non so bene cos'è che ci lega, lega, lega. Milano. È stato un onore per me essere qui con voi stasera, spero vi siate divertiti.
Che roba! Che bello! Che roba! E poi che belle cose che hai detto! Cerco sempre di spingere le persone che mi seguono a essere la versione migliore di noi stessi, no? C'è tanta aggressività, c'è tanta rabbia là fuori. Troppa! Quindi se partiamo da noi stessi, all'amore verso l'altro, secondo me ne usciamo. Assolutamente, sono d'accordissimo con te. Grazie. Io non so come ringraziarti perché... sold out, hai preso un treno, hai dormito 2 ore. Ma è il minimo, essere qua, sì, io è il minimo. Ti ringrazio davvero perché sei proprio un ragazzo che mi piace molto. Grazie a te per avermi invitato. Senti, ti voglio rimandare un pezzettino di quello che è stato quel duetto meraviglioso che voi avete fatto, cos'era, il 9, con Roberto Vecchioni, perché ti devo dire, il festival è stato tutto bello, tutto meraviglioso, ma quel momento lì io mi sono veramente commossa. Veramente. Anch'io. E credo, era il tuo mito, il tuo idolo e ti ritrovi che canta con te. Avevo il suo poster, ho il suo poster in cameretta a Genova. Peraltro saluto Roberto Vecchioni, lo saluto. Ciao prof. Vediamo quel momento lì. Prima vado ad abbracciarlo e poi lo annuncio, perché non posso fare a meno. L'incontro tra un ragazzo del 2000 ed uno dei più grandi e importanti cantautori italiani. Sogna, ragazzo, sogna. Canta Alfa con Roberto Vecchioni. Sogna ragazzo, sogna piccolo ragazzo nella mia memoria, tante volte tanti dentro questa storia, non vi conto più. Sogna ragazzo, sogna, ti ho lasciato un foglio sulla scrivania, manca solo un verso per la poesia, vuoi finirla tu? Standing ovation per Alfa e Roberto Vecchioni. Guardo un disco, se mi guardo attorno penso che sono fortunato. Non so chi ha creato il mondo, ma so che era innamorato. Complimenti. Grazie a te Roberto. Bello spettacolo. Grazie. Beh, io ho trovato un momento meraviglioso. Immagino la tua emozione, immagino. È la canzone. Il professore Vecchioni ha scritto la canzone con cui si sono innamorati i miei genitori. Quindi io sono a questo mondo anche grazie al professore Vecchioni. Quindi è incredibile a volte come la vita fa delle traiettorie strane, ti fa questi regali così giganti. Primo Sanremo, una standing ovation, top 5 in cover. Un pezzo che al di là di come andrà la mia carriera sarà tatuato nel mio corpo per sempre. Io sono grato al professore. Mi viene spontaneo di abbracciarti. Allora, questo è frutto. Guardate che bello, voglio farlo vedere senza perdere. Aspetta. La rosa è caduto perché lo tenevo dalla parte sbagliata. Perché sbagliata. È un vinile colorato, si chiama Non so chi ha creato il mondo, ma so che era innamorato. È un titolo un po' lungo. Bellissimo, ma è bellissimo. Ma chi l'ha fatto questo disegno? Questo, l'ha fatto questo... un mio amico, sempre col cuore giallo porta fortuna. Certo, no? Eccolo qua. È tipo un Big Bang, no? Diciamo. Con la creazione del mondo che per forza è nata dall'amore, no? Io ti auguro tutto il meglio, che tu possa avere davvero tutto quello che desideri. Grazie davvero. Dare vita, te lo dico, dal profondo del mio cuore. Grazie, lo spero. Sì, noi non ci conosciamo, ci siamo visti... Però ti ho già portato una rosa, sì, il cuore. Sì, la rosa, insomma, il cuore. Oh, ma non è caduto c'è più. Il cuore. Oh, no, okay, ma mi casca tutto oggi. Oh, mettilo sì. Bene, amore, che io questo lo voglio tenere per ricordo. È un portafortuna, dai. Aggancialo, ecco. A posto? Qua. A posto. Io sono un disastro, ok. No, ma così va benissimo. Perfetto. Andrea, però adesso mi fai sentire... Bellissimissima, te la dedico. Grazie. Andrea, Alfa, bellissimissima. Bellissimissima. Diverso dall'altro, alla fine. Inizio sempre con un hey, come stai? Che diventa questa sera, cosa fai? Che diventa le spendiamo il ciel, stiamo offline. Che diventa dei tuoi amici che non tornerai. Da loro che diventa dai, andiamo a cena fuori. Parlami di te, dei tuoi genitori, dell'università, dei tuoi sogni d'oro. Finiamo una bottiglia e dopo mi innamoro. Che diventa cosa siamo? Solo amici? Che diventa che facciamo? Ma tu lo dici? A tua madre che vorrebbe poi uno benestante. Non sarà contenta che tu esci con un cantante. Dimmi, dimmi cosa importa che diventiamo. Godiamoci il momento anche se è un po' strano. Passiamo giorni a letto, poi lo sappiamo che poi finirà così. Ti amo.
Sei così bella, anzi bellissimissima. Lascio un punto e una virgola quando scrivo di te. Ed è così bello, tra noi c'è questa chimica, una reazione insolita. Non so bene cos'è che ci lega, lega, lega. Bella, bella. Che ci lega, lega, lega. Bella. E si finisce con un ehi, tutto ok, che diventa chi è lui, chi è lei. Che diventa che i miei non piacciono ai tuoi. Che diventa che mi dici, dai, fai come vuoi. Che diventa che poi pensi che ti abbia tradita. Vuoi leggerti i messaggi con quella mia amica, ma non l'hai capito che è solo un'amica. E con il terzo dito mi indichi l'uscita. Che diventa che ti chiamo, ti chiamo, ti chiamo. Che ti scrivo che ti amo, ti amo, ti amo. Ma tu mi visualizza, dimmi perché mi hai ghostato. Sei così bella, anzi bellissimissima. Lascio un punto e una virgola quando scrivo di te. Ed è così bello, tra noi c'è questa chimica, una reazione insolita. Non so bene cos'è che ci lega, lega, lega. Bella, bella. Che ci lega, lega, lega. Bella, che ci lega, lega, lega. Bella, bella. Che ci lega, lega, lega. Così bella, anzi bellissimissima, lascio un punto e una virgola quando scrivo di te. Ed è così bello, tra noi c'è questa chimica, una reazione insolita, non so bene cos'è che ci lega, lega, lega. Bravo, bravissimo Andrea! Alfa, mo te chiamo Andrea. No, chiamami Andrea. Chiamami allora, Andrea. Vogliamo dare un po' di date? Ad aprile riprende il tour nei palazzetti, sogniamo a Torino, Padova, Firenze. Lo dico io bene. Ma lo dici tu bene? No, nel senso che do pure le date. Ah, mi sembra giusto. E mica stiamo qua a pettinare. Non so. Ah, sono scritto, allora, sono scritto, ok. 5 aprile Padova, 6 aprile Torino, 16 aprile Napoli. 19 aprile Bari, 21 aprile Firenze, per ora. Per ora, perché per c'è anche Roma e Milano adesso. Per adesso. Quindi, se anche Roma venire, e Milano, e noi ti verremo a vedere. Sì, Alfa, vuoi, grazie. C'è il tuo lo cuore, c'è la tua rosa. Lo tengo con amore, c'è tutto il tuo cuore. Grazie. Grazie. Alfa, Domenica Inn.